A sognare si può un'altra donna in rosa, Anna Giacobino, che è qui con me. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Sono Anna Giacobino, detta Giaco. Detta Giaco. Giaco, che così stringiamo i tempi anche. Veloci, si corre sempre. E sono una donna in rosa, sono entrata in questa associazione l'anno scorso, nel 2018, sono stata operata al seno nel 2017. Ho conosciuto le dragonette perché una mia ex collega ne faceva parte come supporter, e poi vi dirò chi sono le supporter. E quando ha saputo che ho avuto questa patologia, mi ha detto: dai Giacco, tu che sei una sportiva e una sempre in movimento, perché non vieni a pagaiare sul fiume? E ho detto: già, bella domanda, perché non vado a pagaiare sul fiume? Allora, un perché c'era che mi fermava ed era la paura un po' dell'acqua. Ah. Per cui io sono una montanara convinta, grande esperienza di trekking, di montagna, di neve, e il fiume era un po' lontano dalla mia così, visione sportiva. Però per tutta una serie di cose, compreso l'insistenza di mio marito, ho voluto provare. Allora il 13 febbraio del 2018 mi sono svegliata un sabato mattina, avevamo già preso accordi, e mi sono vestita di tutto punto come si conviene per affrontare il Po, e sono scesa in barca. Allora, tolta una titubanza iniziale che effettivamente c'è stata proprio per il dondolio, poi era anche una giornata un po' grigia e nebbiosa di febbraio, ho cominciato più o meno a capire come dovevo muovere questa pagaia, e ho cominciato a sentire il rumore del tamburo, che è stata la prima cosa che sicuramente mi ha, come dire, catturata, ecco. Da quel momento in poi il suono del tamburo, che passando sotto un ponte ha rimbombato con grande, grande enfasi, non so, è stato un richiamo ancestrale, ed è stato un qualcosa che nel qui ed ora mi è venuto da dire: bene, sono salita su questa barca, non voglio scendere. Adesso rimango qui. Per cui abbiamo fatto questo primo approccio, che dura più o meno un'oretta su e giù per il Po, e sono rimasta fulminata dal contatto con l'acqua, che era in realtà un elemento che a me non era assolutamente amico, tant'è che mi piace definire questa cosa come un rebirthing, una rinascita, perché per me prima era un grosso problema l'acqua. Comunque, dopo questo primo approccio sono scesa dalla barca sorridendo, e allora ho fatto subito un corso in piscina, mi sono andata a riprendere le antichissime nozioni del nuoto. Che non si sa mai. E ho cominciato quindi a mettere la testa sott'acqua, a fare le capriole in acqua, ho cominciato a godere dell'acqua, e a quel punto ho cominciato a venire, ho fatto le mie 3 prove, mi sono poi iscritta e ho cominciato a frequentare questo gruppo di donne, che è un gruppo che si occupa di riabilitazione fisica, ma soprattutto anche proprio psicologica, perché è un gruppo molto 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 particolare, dove tu entri, sali su una barca ed entri in una sensazione di vicinanza con altre persone che hanno avuto il tuo stesso problema, qualcuna. Ma non solo, perché mi parlavi delle supporter. Esatto, ecco. Non siamo tutte donne in rosa, nasce come riabilitazione per il braccio, ma in realtà ci sono queste donne che sono persone che non sono assolutamente state operate, ma che si dedicano con una certa vicinanza, con una certa collaborazione o spirito di gruppo, a venire a pagaiare con noi. E quindi sono, diciamo, un po' il nostro punto di riferimento, nel senso che ci aiutano veramente a 360 gradi, ci aiutano a muovere la barca, ci aiutano ad affrontare le sfide, e ci aiutano ad esempio, a qualcuna che io sono negata in cucina, chiedo anche consigli di carattere culinario. Insomma, è un bellissimo rapporto che si è creato tra donne, e che, insomma, ti permette uno stile di vita sano, ti permette di andare su una barca che ha la testa del drago, per cui tu sei in una condizione di
anche spirituale molto particolare, perché è simbolica questa... Assolutamente sì. Allora, questa acqua, drago, fuoco, sì, in effetti ci sono tutti gli elementi, tamburo, il tamburo. Concordo, posso diciamo assecondare questa tua, queste tue parole, perché ho fatto la mia prova. Sì. Proprio sì, oggi, e quindi hai ragione, il tamburo è qualcosa di molto ancestrale, sì, di ancestrale, molto coinvolgente. Sì, è vero. E questo dare il ritmo dà anche un po' il ritmo ai tuoi pensieri, che magari, soprattutto per chi magari ha avuto un percorso riabilitativo non semplice, per chi tuttora, ci sono delle persone che stanno ancora magari facendo la chemioterapia, per cui diciamo che questo tamburo scandisce dei tempi nostri, ma anche delle nostre colleghe. Ed è bellissimo pensare che si è tutte sulla stessa barca e si naviga su un po' che è bellissimo, volendoci proprio anche l'aspetto curativo dell'attraversare, dell'essere dentro una città che quasi tutti, insomma, io non sono di Torino, però amiamo tutti Torino, e la vedi anche da un punto di vista diverso. Che tra l'altro è molto, molto affascinante. Sì, molto affascinante, sì. Io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza e ci vediamo presto. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te. Something happens every night time. Back home with you and have one of mine. Have one of my dreams about you and me. Red moon and think what shooting means. I don't know why I dream a bad old day. It's raining sideways, can't even see the smell of mine. All I've got is this rusty blue bike. Round me in for the weather outside. I got a rusty blue bike. I got a rusty. I got a rusty.